Alleluia. Abbiamo da rispondere a diverse domande formulate ieri sera, ma dobbiamo completare il nostro discorso, almeno nelle linee generali, perché non può restare a metà. In ogni malattia noi abbiamo la diagnosi, la prognosi e la terapia. Qui ci troviamo di fronte a una vera e propria malattia. E allora dobbiamo fare una diagnosi, una prognosi e una terapia adatta. La cosa più difficile quando si presenta al nostro ministero una persona che soffre e soffre terribilmente come nei casi nostri è individuare la causa di quella sofferenza e vedere se nella sofferenza c'è in attività il maligno, uno spirito cattivo, oppure se è una sofferenza umana che dipende soprattutto dal peccato che è dentro di noi, dal peccato degli altri, dall'ambiente in cui noi viviamo. Per essere più precisi, noi vogliamo sapere, facendo la diagnosi, se quella persona ha bisogno di preghiera di guarigione interiore, di guarigione anche esteriore, mandando la persona da un psichiatra, da un psicologo, da un internista, o se la persona ha bisogno di liberazione o se ha bisogno di esorcismo, cioè se c'è in attività una entità spirituale oppure se non c'è in attività uno spirito o un'entità spirituale. Perché è molto facile dire io sono tormentato dal maligno, è molto facile andare a destra e a sinistra dicendo che il diavolo mi tormenta e vado in cerca di un esorcista bravo, così si crea il fenomeno del turismo che abbiamo, turismo religioso, persone che vanno nei santuari, vanno nei gruppi di preghiera, vanno prima da un esorcista, poi un altro esorcista, poi vanno anche questa volta da un mago, da un terapeuta spirituale, perché sono convinti di avere a che fare con uno spirito maligno. E allora la prima cosa che dobbiamo fare noi è una diagnosi. Il più delle volte si tratta di ferite interiori, di ferite della vita, e la persona ha bisogno di una guarigione interiore. Qualche volta si tratta di mettere ordine nella propria vita, perché la causa delle sofferenze siamo noi, di mettere l'anima a posto perché siamo lontani da Dio. E allora noi rimandiamo la persona o curiamo la persona con risvegliare in lui la fede, risvegliare in lui il timore di Dio, aiutarlo a mettere un ordine nella sua vita morale,
nel suo rapporto con Dio, con il prossimo, con se stesso. E se tanto non basta, allora procediamo alla preghiera di guarigione interiore, che ha come primo centro il dolore del peccato e il perdono del peccato. È importante nella guarigione interiore partire dal peccato e dal perdono soprattutto. Su un triplice fronte, il perdono a Dio innanzitutto. Alle volte non perdoniamo a Dio. Io non perdono a Dio di avermi creato uomo o donna. Ce l'ho con Lui. Volevo nascere donna, volevo nascere uomo. Oppure Dio non mi ha assecondato in quello che io volevo. Non ho completato gli studi. Mi ha fatto incontrare persone disoneste. Io non perdono a Dio il mio passato. Mi ha fatto nascere in una famiglia che io non volevo. Non gradivo di essere nato in quella famiglia. Un padre scorbutico, una madre disonesta. E non ho accettato il mio passato. Non ho accettato la mia famiglia. Non ho accettato nulla della mia vita. Per cui ce l'ho con Dio, creatore e Signore di tutte le cose, perché non mi ha trattato bene. Non mi ha trattato bene perché non mi ha aiutato negli studi, non mi ha aiutato a farmi una posizione. Tutto mi è andato a rovescio, per cui dentro il mio cuore c'è un astio, un rancore verso Dio. E questo è un non perdono verticale. C'è un perdono orizzontale. Io non perdono alla mia famiglia, ai miei genitori, non perdono ai miei fratelli e alle mie sorelle, gli amici, i parenti. Ce l'ho con qualcuno che mi ha ferito, mi ha calunniato, non mi ha amato, mi ha vilipeso. Ce l'ho con quell'amico perché mi ha soffiato il posto, mi ha impedito la carriera, ha fatto una delazione nei miei riguardi, mi ha calunniato, per cui non c'è un perdono. Poi nella parte sentimentale, non perdono quella donna, non perdono quell'uomo. Mi ha illuso, mi ha ingannato per tanti anni, mentre mi dichiarava amore, mi tradiva. Ce l'ho con mia moglie, che se la faceva con un altro, e non la posso perdonare. Per cui abbiamo un non perdono orizzontale, e qui abbiamo tante, tante da dire. Però poi c'è il non perdono basale, io non mi perdono. Non mi perdono perché mi sono lasciato ingannare, non sono stato scaltro, non sono stato avveduto, non mi perdono quella caduta, non mi perdono quella debolezza, non mi perdono niente, per cui ce l'ho un po' con Dio, con gli altri, con tutto, mi sento un uomo fallito, tradito da tutti, tradito da Dio, tradito dagli altri, sono avvilito, e allora tu hai bisogno in questo caso, che sei molto ferito, di una preghiera di risanamento interiore. Tutto frana in te. Finché siamo qui non hai bisogno di una preghiera di liberazione. Questo è un punto molto importante che viene negletto da molti. Non si fanno preghiere di liberazione se non c'è la presenza, anche così diciamo periferica,
del nemico. Ci si limita a preghiera di guarigione interiore. I guai incominciano quando noi cominciamo a fare preghiere di liberazione a vanvera. Quando una persona non ha bisogno di liberazione, ma ha bisogno di guarigione. Questo va detto chiaro, perché in questo manchiamo un po' tutti. Ma fai una preghiera di liberazione, fai una preghiera di liberazione. Finché si tratta di una liberazione psicologica, una liberazione morale, di una liberazione che equivale a preghiere per la guarigione, interiore va bene, ma la liberazione vera e propria va riservata ai casi che noi diremo. E allora la preghiera di liberazione quando va fatta? La preghiera di liberazione va fatta quando la ferita comincia a malignare. Io ho parlato delle ferite della vita, queste che comportano un astio, un rancore con tutti, c'è il non perdono, c'è l'abbattimento, tutte le ferite della vita per tutto quello che ci è successo. Quando una ferita comincia a malignare, allora il nemico approfitta di quella ferita, comincia a penetrare nelle facoltà cosiddette corruttibili, inferiori, memoria, immaginazione, affettività. Comincia così la immaginazione un po' ad alterarsi con le idee fisse, soprattutto la memoria è una qualche cosa che si intacca, che si è fissata nella nostra memoria. C'è un'angoscia molto pronunciata, il comportamento non è più buono, c'è una certa deviazione. Allora la ferita diventa maligna, non sono le solite ferite della vita che vanno trattate dal medico, cioè dal medico spirituale, con i sacramenti per aiutare la persona, con la preghiera di guarigione interiore, ma vanno trattate dal ministro di liberazione. Una ferita diventa maligna, e cioè attacca la memoria, l'immaginazione, l'affettività, quando comporta una frustrazione profonda del desiderio di essere amato e di amare. Una ferita che non si può cicatrizzare con le diverse preghiere di guarigione interiore, e fanno soffrire ogni volta che noi ci ricordiamo di quel fatto, di quell'avvenimento o di quella condizione in cui ci troviamo, produce in noi angoscia mortale. L'angoscia crea, come dicevo, comportamenti deviati che comportano astio, poi stato litigioso, isolamento. Ecco, la persona cerca di isolarsi, accasciato nella sua solitudine, ed è quasi più non protetto, non crede più di farcela. Allora noi diciamo che la ferita comincia a malignare, e possiamo così azzardare una preghiera di liberazione, altrimenti ci limiteremo alla preghiera di guarigione
interiore. La preghiera di liberazione va fatta in secondo luogo quando c'è un legame. I legami vanno trattati non con preghiere di guarigione interiore, ma con preghiera di liberazione, perché il legame comporta la presenza di un'entità spirituale che si è messa in una parte della persona, tormenta o la memoria, o l'immaginazione, o l'affettività. Cominciamo con l'esempio, lo stupro. Poi diversi esempi in cui ci sono o ferite o legami. Uno stupro può produrre ferita, può produrre legame. Quando è soltanto una ferita, trattiamo con preghiera di guarigione. Quando produce un legame, attacchiamo la preghiera di liberazione. È un legame con lo stupratore, verso di cui noi sentiamo attrazione e odio. Noi parliamo allora in questo caso di un legame a doppio capo, attrazione e ripulsione, amore, odio. Ci troviamo di fronte a un legame, lo stupro ha portato un legame. La persona non si è allontanata dallo stupratore, ma tende sempre verso di lui, ma è tormentato da questa presenza dello stupratore, verso cui sente attrazione, ma verso cui si porta per odiarlo, per detestarlo, quasi per ucciderlo. Andiamo a un altro, l'aborto. L'aborto può creare ferita, può creare legame. Soprattutto l'aborto coatto, cioè obbligato. Un ragazzo ha reso incinta una ragazza. La ragazza voleva tenere il bambino, il giovane si è impuntato, l'ha obbligato, l'ha minacciato e quello ha dovuto abortire. E allora l'aborto coatto può creare una ferita, però può creare un legame, quando la persona ce l'ha con colui che la costretta ad abortire, per cui è avvelenato contro questa persona, avvelenato contro suo padre, sua madre, che per esempio l'hanno costretto all'aborto, e ogni volta che cammina, ogni volta che vede un bambino, ogni volta cade così quasi in delirio, perché voleva quel bambino e quel bambino non l'ha avuto, perché c'è stata una violenza dentro di lei, su di lei, che l'ha costretta all'aborto. C'è pertanto un legame di odio, e uno spirito di odio, uno spirito di morte che entra in quella persona, cioè un'entità spirituale che bisogna sciogliere, bisogna relegare. Andiamo agli altri casi dei legami, legami e ferite. La dipendenza dell'alcol, la droga, in genere creano legami. Dove c'è dipendenza, protratta soprattutto, lì c'è un legame. Io mi voglio liberare dall'alcol e non ci riesco. Voglio liberarmi dalla droga e non ci riesco.
succede tante volte, per esempio in una comunità di tossicodipendente, la persona migliora, quasi quasi si è liberata, ma di punto in bianco cade di nuovo nell'alcol, cade nella droga, più di prima, cade nel desiderio di avere connessioni, più di prima. C'era stato un miglioramento, di punto un miglioramento, per cui c'è stato un legame, cioè la cura non è bastata, c'è un'entità, uno spirito di droga, uno spirito di alcol che si è insediato in lui e che bisogna espellere sciogliendo il legame. Perché nella liberazione si tende a liberare la persona di una entità spirituale, non si tratta di guarire, c'è un'entità spirituale in atto, in attività. Il fumo è più tenue, crea legami tenui, per cui ci sono i legami tenui, i legami medi, i legami gravi. I legami tenui si possono anche trattare con preghiere di autoliberazione. Se la persona si vuole liberare da se stesso, con l'aiuto della grazia, con i sacramenti, con la preghiera, si può autoliberare. Ma quando il legame è molto forte, ha bisogno dell'aiuto di un terapeuta, che è di noi, terapeuta spirituale, che aiuta a uscire da quella situazione cacciando via quell'entità che l'ha prodotta e che la lega. Ora, tutto ciò che crea dipendenza comporta sempre, se dipendenza continuata, forte, duratura, comporta sempre un legame e la presenza di un'entità, di uno spirito. Andiamo alla prostituzione. La prostituzione prolungata produce legame. C'è lo spirito di prostituzione. Ricordo bene in un esorcismo che facevo, la persona così mi confessava quello che faceva. Poi, durante la preghiera, faceva esorcismo in questo caso, lo spirito si è presentato e ha detto: sono io che la porto ogni giorno alla stazione a sostituirsi, sono io che la faccio peccare con questo, con questo, con questo, sono io che la porto, lei non c'entra. Per cui c'entrava, è chiaro che c'entrava, però era lo spirito di prostituzione che era in atto. Ricordo un altro caso di una ragazza che ci aveva lo spirito di prostituzione. Ci ha detto: confessati. E cominciò a confessare. Si confessa, dopo la confessione, mentre gli dico così: e allora pentiti, mi peccati. E poi dice: ed io sta andando, no! E scappo come una furia. Scappo, apro la porta e scappo come una furia e non l'ho vista più. Mentre dava la soluzione. E lo spirito cattivo che la trasse dietro di sé, la faceva gridare: no, no! Non l'ho vista più. Che se ne è fatto, non so. Dunque, quando abbiamo masochismo, satirismo, lì facilmente c'è
uno spirito di masochismo, uno spirito di satirismo, e si crea un legame. Quando ci sono arti mantiche, dobbiamo supporre che si crei un legame. La frequenza di maghi, la frequenza di pratiche così mantiche, creano legami che hanno bisogno di preghiere di liberazione. Per cui tutte queste, la chiromanzia, cartomanzia, poi Schallening, Guglia, Weisha, tutta questa roba, questo comportano presenze di spiriti. Di entrare in contatto con i morti, le evocazioni dei morti creano legami. Tutto il mondo occulto, quando è protratto, prolungato, c'è la pratica, crea dei legami, legami medi o legami gravi, che tutto questo comporta di procedere a preghiere di liberazione. Ancora, quando bisogna fare liberazione? Vi ho parlato dell'oppressione. Ci sono le oppressioni maligne. Le oppressioni maligne debbono essere trattate con preghiere di liberazione, anche che sono, si tratta di una oppressione periferica, un'oppressione locale, ma trattata con preghiere di liberazione. Un luogo può essere infestato, può essere un luogo di oppressione di spiriti cattivi, allora si fa preghiere di liberazione locale. Un gruppo, quindi un gruppo di rinnovamento, può essere infestato, oppresso, ma trattato non soltanto con preghiere di guarigione personale ferite, ma con preghiere di liberazione. Oppure si tratta di un'oppressione personale ma protratta, allora si ricorrerà alla preghiera di liberazione. Come va fatto in questo caso, la preghiera di liberazione va invocato Gesù liberatore, si invoca lo Spirito Santo, si pregano gli angeli, si fa la preghiera, cioè si usano tutte quelle formule necessarie per liberare un luogo, liberare un gruppo, liberare una persona dallo spirito di oppressione. Andiamo alle maledizioni. Le maledizioni vanno trattate con preghiere di liberazione, oppure con esorcismo. Vi ho parlato ieri della maledizione. La maledizione comporta la presenza tante volte, quando è qualificata la maledizione, di uno spirito cattivo che si obbliga di fronte a colui che maledice ad eseguire la maledizione. Io ricordo alcune maledizioni, ricordo per cose personali, c'era un mio collega, compagno, che
Santo Superiore. E perché l'aveva trattato male, realmente l'aveva trattato male. Ero in un momento di escandescenza, ed è presente io, dice, ah, ci deve venire un briciolo, qui al collo, un briciolo. Dopo un mese, quel mio superiore fu affetto da briciolo. Dovetto curarlo per 3 mesi, ma quella maledizione arrivò. Questo mi costa personalmente. La maledizione del padre e della madre, quando sono giustificate, ma occasionate da un comportamento cattivo dei figli, dello spirito cattivo, per cui hanno bisogno di preghiere di liberazione. E allora, quando c'è una vessazione maligna, allora c'è bisogno di preghiere di liberazione. Cos'è una vessazione maligna? La persona si sente a suo disagio, ha pizzicotti per esempio, continui, ha dei malesseri fisici in campo fisico, ha visioni notturne, ha delle ombre che girano, che lo terrificano, spiriti che tentano l'unione sessuale, molesti sessuali, spiriti incubi o succubi. Il più delle volte, l'esame va fatto con molta attenzione, si tratta di un fatto così psicologico per cui va la persona curata con neuroettici, va mandato dal medico, dal psichiatra. Tante volte c'è bisogno pure di preghiere di liberazione e di aiuto dello psichiatra. Io ho una bella lezione che ho ottenuto io insieme con un professore all'università su questo fatto, citavi i 4 gradi di questa sindrome sessuale, soprattutto nelle donne, che sono il dominio in parte della psichiatra, ma in parte dell'esorcista. Quando questo sindrome va molto avanti, possiamo assistere a fenomeni di incintazione, la persona si sente incinta. Ho avuto dei casi in cui la persona gonfiata la pancia, 7, 8 mesi, e poi era tutta una finzione, era aria soltanto. Ecco, mi sono capitato molti casi di questi. Non in questo ultimo caso, ma queste molestie sessuali dovute agli spiriti cattivi, ma che sono di dominio del psichiatra, per frustrazione sessuale della persona, ma che tante volte appartengono anche al marito, il quale approfitta di frustrazione sessuale per tormentare una persona. In questo caso, preghiera di liberazione, ma con molta circospezione, perché non si deve confondere ciò che appartiene alla natura, ciò che appartiene invece al marino. Sono i casi più frequenti, molto frequenti, ma sono casi
in cui la perizia dell'operatore spirituale è messa a prova, perché egli deve distinguere ciò che appartiene al maligno, ciò che appartiene alla fantasia, alla creazione, alla schizofrenia di una persona, alla paranoia di una persona, e per cui deve aiutarsi con il consulto del medico e sempre agire di conduttato con il medico nei casi più gravi. Ancora, questa è la diagnosi differenziale la più difficile, almeno nella pratica nostra. Le sedute spiritiche producono legami, sedute spiritiche protratte, viene turbata l'immaginazione, viene turbata la memoria, la persona si facilmente viene così turbata nel modo di ragionare, di vedere, viene inibita la volontà, per cui tanti ragazzi non possono più studiare, o se studiano, studiano senza profitto, perché la volontà viene estenuata, manca l'impegno, e allora questi ragazzi così sono come impediti nel proseguimento degli studi. Questo caso è frequentissimo. Quanti ragazzi, quante ragazze non possono andare più avanti, fanno gli esami, non riescono gli esami, studiano ma senza profitto, perché hanno fatto sedute spiritiche, perché hanno contratto dei legami con spiriti presenti nelle sedute spiritiche. Anche se la sedute spiritica può avere una spiegazione, diciamo così, scientifica, nel senso che non sono gli spiriti che compariscono, ma è il subconscio che viene messo in attività, o il subconscio personale, o il subconscio collettivo, ma è sempre uno scombustolamento della persona, si va in un divieto di Dio, per cui si è varcata la soglia, e al di là della soglia operano questi spiriti cattivi. Per cui chi ha fatto sedute spiritiche così ripetute, soprattutto chi è stato al centro come medium, una persona di cui gli altri si sono serviti per avere delle risposte, chi ha prestato la voce allo spirito per dare delle risposte alle persone interroganti, bene, questo ha bisogno di una preghiera di liberazione. Fin qui ci noi possiamo andare, ma oltre non vogliamo andare, perché quando si tratta di casi di ossessione, di possessione, di soggezione, noi dobbiamo rimettere tutto all'esorcista e non possiamo più limitarci a una preghiera di liberazione, anche fatto a gruppo serio di persone addette a questo ministero. Per cui quando noi ci accorgiamo che una persona è ossessa, una persona possiede uno spirito, una persona ha una soggezione allo spirito per un patto diabolico, allora in questo caso dobbiamo rimettere tutta la faccenda all'esorcista. Così anche nel caso delle maledizioni, nel caso dei malefici, caso di fatture, di magie,
neve. È meglio che noi rimettiamo il caso all'esorcista e non ci avventuriamo a sciogliere fatture, a sciogliere magie, a sciogliere maledizioni, perché è meglio che ci pensi il sacerdote autorizzato. Però possiamo fare delle preghiere di aiuto, di sostegno per queste persone, perché trattiamo il caso come una vessazione da parte di Maria. Però è bene, prima di chiudere, di vedere quali sono i segni di un attacco del maligno. I segni fisici, segni psichici, segni spirituali. Per cui abbiamo la zona fisica, la zona, diciamo, metapsichica e la zona spirituale. Quali sono i segni di una presenza del maligno in una persona, sia nell'ossessione, sia nella possessione, sia dentro più nella soggezione. Nella soggezione già c'è un patto con il maligno e la persona è il ministro del maligno. Per esempio un sacerdote, ministro di Satana nelle messe nere, un maestro come Dimitri, come questi grandi sacerdoti di Satana, qui abbiamo una soggezione diabolica, qui è meglio non intervenire. Ma quali i casi più semplici? Quali sono i segni di una possessione o ossessione diabolica? Segni fisici. Il rituale romano porta tre segni che però non sono molto validi, e cioè la cognizione di cose lontane oppure futuro prossimo, cioè la persona dà segni di conoscere cose lontane, dà psicometria, la telepsicometria. Però dico subito che questi segni vanno messi tutti insieme. Un segno non basta, un segno non basta. Oppure una forza straordinaria, abbiamo visto l'energumeno, una forza straordinaria. Ceppi, catene non bastano, 4-5 persone non bastano per tenere un energumeno. In questi casi l'esorcismo va fatto come fanno in molti luoghi, su una sedia dove la persona è legata, mani e piedi, quando c'è uno spirito energumeno. Comunque la forza fisica straordinaria, superiore all'età della persona. Quando parla spiritamente lingue straniere, spiritamente lingue straniere, e allora questo è un fenomeno che indica una presenza diabolica. Sono i tre segni dell'antico rituale. Oggi invece i nuovi, cioè almeno gli esorcisti non si contentano di questo, ci vogliono i segni metapsichici. Non è un segno che appartiene al mondo del paranormale semplicemente, ma è la modalità in cui si presenta il segno. Una persona, per esempio, che durante la preghiera diventa grossa, enorme, oppure una persona che
comincia a simulare, così dice, un fenomeno di personificazione, fenomeno di regresso all'età infantile. Sono tutti fenomeni metapsichici che vanno esaminati, ma non bastano. Ci vogliono i fenomeni spirituali. Io soprattutto penso alla posizione al sacro, quando la persona è sensibile al sacro, reagendo. Per esempio io l'acqua santa, e reagisce l'acqua santa, o mette un crocifisso senza che lui se ne accorga, reagisce. Una volta faceva un esorcismo a un ragazzo che poi è morto. Durante l'esorcismo il ragazzo, era una brava persona, mi diceva, guarda, quando negli stati in cui era libero, il diavolo io ce l'ho nel sangue, ce l'ho nel cuore. Ho fatto diversi interventi, ma poi mi hanno chiuso perché non ho trovato nulla. All'esame trovavano qualche cosa, poi quando si trattava di operarmi, mi operavano, non trovavano nulla. Tante volte io sono stato aperto e richiuso. Poi il diavolo mi diceva, io sono qui nel sangue, tu non mi puoi espellere. Allora ho preso così l'acqua di aspersione che avevo in quella gege che mi portava nell'aspersorio, e quello mi dice, non vedi che vuoto, già si è asciugato, vado a vedere, era vuoto. Per cui già conosceva che l'acqua che io avevo portato era vuota perché non c'era. Per cui ha una conoscenza. Per me è importante il colloquio. Il colloquio, sebbene la Chiesa non incoraggia il colloquio, però un sondaggio personale conviene farlo, perché ci si incontra con lo spirito con cui si ha da trattare. Si tratta di uno spirito molto intelligente, perché a volte ci sono degli spiriti bantù di grado inferiore, spirito molto intelligente. Allora ci sono dei discorsi che soltanto lo spirito intelligente può fare. Quante volte ho trattato con persone analfabete che mi parlano di alta teologia. E come si fa? Poi quando la persona rinviene, ritorna quello che era, ma nel colloquio si mostra dall'altra parte uno spirito molto intelligente, molto astuto, davanti a cui a volte si veste senza parola, perché è superiore a noi come intelligenza, come arguzia. Dunque bisogna trattare con molta attenzione per non lasciarsi coinvolgere. Comunque in genere c'è opposizione al sacro, si trova a disagio. Durante la preghiera fatta con fede mordono, nell'esorcismo cominciano a disegnare, a inveire, a parlare. E allora in questi casi, quando noi abbiamo tutti questi segni insieme, allora facciamo una ipotesi di probabile possessione diabolica, mai di sicurezza. Perché possiamo anche sbagliarci. Ci sono case di schizofrenia, scissioni di personalità, ci possono essere delle personalità alternanti in una persona. Ora comparisce un bambino, ora comparisce un adulto,
per un dottore o uno scienziato o un'altra persona, un militare, sono personalità alternanti. Allora non subito diciamo che il diavolo c'è scissione di personalità, per cui non facilmente guidiamo queste è posseduto e procediamo all'esorcismo. Prima di procedere all'esorcismo bisogna fare un pre-esorcismo diagnostico per vedere se realmente c'è il maligno o non c'è il maligno. Questo lo dico perché ci sono molte persone che facilmente cedono alla tentazione di fare esorcismi, soprattutto persone non autorizzate. Anche la persona autorizzata, prima di fare un esorcismo vero, si deve accertare che raggiunge la certezza morale che lì c'è il maligno in attività. Nella soggezione diabolica, in genere c'è un patto scritto con il sangue. In cui si cede l'anima al diavolo e si promette l'adorazione a Satana. Tanti maghi fanno ore di adorazione a Satana durante la notte. In questi casi c'è una soggezione diabolica ed è difficile intervenire, è meglio non intervenire, ma meglio pregare il buon Dio perché intervenga in maniera straordinaria a cambiare la sorte di quell'uomo. E soltanto quando vediamo un intervento straordinario di Dio, allora interveniamo noi, altrimenti noi non interveniamo. Questa per sommi capi. Come vi ho detto, abbiamo una materia molto difficile. La liberazione va fatta fuori dei casi di ossessione, di possessione, di soggezione e di scioglimento di magia, di fatture, di malefici. È meglio in questi casi non fare preghiere così di liberazione, è meglio rimettere il fatto all'esorcista ufficiale. Amen. Il medico faccia l'aborto. Qui entriamo nella cooperazione passiva e attiva. Certamente è diverso il caso di una madre che dice alla figlia abortisce, di un'amica che dice che ci stai a fare, abortisce. Lì c'è una cooperazione attiva. Quando si tratta di un semplice accompagnamento, c'è una cooperazione pure colpevole, ma non è una cooperazione all'aborto, perché l'accompagnamento, l'accompagno, perché quella non può andare sola, bene, ti accompagno, facciamo, io ti ho pregato non abortire, non voglio che tu abortisca, però tu vuoi abortire, chiedono di essere accompagnato, non vorrei accompagnato, sei sola, bene, ti accompagno, va bene. È minore la colpa. Se poi cerca di non accompagnarla, evitare anche questa cooperazione, diciamo, passiva, materiale, non formale. La cooperazione formale invece quando tu esorti ad abortire, consenti ad abortire, allora c'è una cooperazione formale, non materiale. Non tutti gli aborti producono ferite profonde,
soprattutto se la persona così non è morte fine di coscienza, si va facilmente all'aborto senza che questo aborto sia traumatico, per cui non c'è una ferita nella persona, c'è la colpa senza una ferita, c'è poi una ferita leggera, e allora con la confessione, col dolore, tutto va via, senza conseguenza. Invece ci sono degli aborti che comportano ferite, ci sono degli aborti in cui la ferita si è malignata e è diventato un legame, per cui non tutti gli aborti producono ferite, non tutte le ferite a causa abortiva producono legami. Chi ha fatto aborto deve confessarsi, ma dopo la confessione una preghiera di liberazione degli affetti nocivi che ha prodotto l'aborto nella persona, anche che sia non se ne accorga la persona, bene, è sempre utile. Va bene? C'è una ferita interiore a maligna, vi è bisogno di una preghiera di liberazione, e dopo di una preghiera di guarigione interiore, no, la preghiera di guarigione interiore si fa prima che la piaga maligna rientri nelle preghiere per risanamento delle ferite della vita. La preghiera di liberazione viene dopo, se nonostante le preghiere di liberazione quel ricordo si è fissato nella mente ed è un tormento per la persona, allora c'è la presenza o l'influsso di uno spirito maligno che ha legato la persona a quell'evento. Per cui la preghiera di liberazione viene dopo. Va bene, sono peccati, non comporta questo nessuna presenza del maligno, no. D'accordo con l'aborto, no. È peccato, si va a confessare. Penso che riguarda molta gente. Quando abbiamo detto che la maledizione è terribile, no? Quindi può colpire specialmente la maledizione paterna o materna. E diceva padre Matteo, quando la maledizione però comporta subito o un pentimento o subitaneo o successivo, questa maledizione colpisce i figli oppure evidentemente la malattia si ha colpito, potrei dire. La maledizione paterna o materna, quando è motivata, certamente produce un effetto, la persona ha bisogno di liberazione, però a monte c'è chi ha maledetto, per cui chi si pente della maledizione può supplicare il buon Dio di togliere a lui la maledizione e di benedire quella persona. Da parte sua lui potrà contrapporre una benedizione alla maledizione dopo il pentimento e benedire ripetutamente davanti a Dio il figlio o la figlia che ha maledetto. Allora si attenua la maledizione già data. Però non è detto che tutti gli effetti siano distrutti, perché se c'è di mezzo il maligno che opera, allora sì, può essere allontanato, ma può anche molestare quella persona maledetta. Però io penso, l'esperienza me lo insegna, che quando si ricevono molte benedizioni, soprattutto padre e madre, oppure una comunità terapeutica, ci sono molte benedizioni, tutte le benedizioni cadono, comprese questa maledizione.
Bene, allora bisogna pregare perché il Signore sciolga la maledizione. Allora in questo caso bisogna fare preghiere, suffragi, sante messe, perché il Signore perdoni quella persona che ha maledetto e il Signore attraverso i suffragi possa non far pesare la maledizione. Sì? E allora chi è stato maledetto faccia preghiere di suffragio per il papà e per la mamma che l'hanno maledetta ripetutamente, così otterrà da Dio, mediante queste preghiere di suffragio,